Sesto risultato utile consecutivo per il Canosa Calcio di Mister Zinfollino, che fra le muramiche del San Sabino impatta per 1-1 contro il Real City nel big match valevole per la 12ª giornata del campionato di eccellenza. I rossoblù creano, ma sbattono sulla muraglia innalzata dagli ospiti che, dopo l'iniziale vantaggio sugli sviluppi di angolo di Ciccone, non risulteranno praticamente mai più pericolosi, rintanandosi nella propria area di rigore. Il catenaccio ospite regge e nel finale, per poco, Cormio e compagni non sfiorano il colpaccio. Mister Zinfollino recupera la macchia, ma deve fare a meno di Montrone, Gonzales e Russo, lanciando dal primo sia Caruso che Milella nel 3-5-2 di giornata. Sceglie invece il 4-4-2 Mister Ciurlia, che in avanti si affida al tandem di Bari-Tiam, con Cormio libero di svariare su tutto il fronte d'attacco. A creare il primo pericolo il Canosa a terzo con Milella, che ben servito dalla sventagliata da sinistra di Turitto calcia al lato. All'ottavo sono però gli ospiti a passare in vantaggio sugli sviluppi di angolo, grazie all'incornata di Ciccone, che insacca le spalle di Vicino per lo 0-1. I padroni di casa non subiscono il contraccolpo ed iniziano minuto dopo minuto a creare le condizioni per il pareggio, come al 18esimo, quando Ibra Baio, su ottima sponda di Pignataro, calcia di poco fuori. Gli Ofantini premono e al 36esimo vanno vicini al pareggio con Ardino, che su cross di Nannola salta più in alto di tutti, ma si vede salvato il proprio tentativo sulla linea da Di Gioia. Prima del duplice fischio, però, il Canosa riagguanta la contesa grazie alla punizione al bacio di Ibra Baio al 49esimo, che con un'autentica pennellata realizza l'1-1 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il canovaccio dell'incontro non cambia. Al 51esimo è il turno di Caruso, colpo di testa che non sortisce alcun effetto, mentre al 57esimo è il neoentrato Romano, con una sventola da fuori area, a tentare la fortuna. Nessun problema per l'estremo ospite. Del Real City non c'è traccia. Il Canosa spinge alla ricerca del vantaggio, ma soprattutto nell'ultimo passaggio risulta impreciso. Al 76esimo ci riprova nuovamente Ibra Baio su punizione, senza però ricalcare quanto visto in precedenza. Nel finale, con i padroni di casa tutti in avanti alla ricerca del gol vittoria, sono gli ospiti a sfiorare il colpaccio in contropiede con la conclusione di Russo, deviato in angolo da Vicino. A triplice fischio è 1-1. Il Canosa continua il proprio cammino, muove la classifica e si porta a quota 18 punti, senza approfittare però del pareggio della capolista Unione Calcio Biceglie, in attesa di affrontare domenica prossima l'altro Biceglie, quello di Mister Di Meo, attualmente sul podio del girone A. Il Real City invece mantiene invariato il distacco di 6 punti sui canosini. Prossimo weekend i ragazzi di Mister Ciurlia riceveranno in molfetta in uno dei due big match di giornata.